Perché meravigliarsi? È nel piena, è la piena espressione dell'identità leghista, del meglio dell'identità leghista, il selvaggiume culturale che la Lega ha sempre espresso e continua ad esprimere. Questa è la vostra Padania? Ebbè, non è certo la nostra Italia questa. Purtroppo i commenti non saranno contro la Padania, ma saranno contro l'Italia. Ci andremo di mezzo tutti per il vostro squallore, la vostra brutalità culturale, la vostra disinvoltura, la vostra mancanza di rispetto per tutto e verso ogni tipo di diversità e di cultura, compresa anche quella occidentale, perché in fondo vi trovavate in un paese occidentale, a Monaco. E quindi perché appunto avere meraviglia? Ci avete offerto immagini ben peggiori, potete fare anche peggio di quello che avete fatto in quella chiesa, sicuramente. Beh, se questa è la vostra idea di Stato, è la vostra idea di cultura e questa è la vostra Padania, beh, verrebbe voglia di dire tenetevela. Però non lo facciamo perché pensiamo che dobbiate in qualche modo avere dei riferimenti di civiltà e questi riferimenti di civiltà vi vengano dal resto dell'Italia e degli italiani sud compreso e anche quelli compreso dal meglio della cultura islamica. Quindi imparate, leghisti, invece che rutteggiare e bestemmiare all'interno di una chiesa e sputtanare così anche voi come Berlusconi, avete imparato bene, non c'è che dire. In fondo se lo fa il Presidente del Consiglio che voi appoggiate non si capisce perché non lo dovreste fare voi e quindi avete imparato bene la lezione e contribuite allo sputtanamento nazionale, ma tanto a voi che ve ne frega, voi siete padani.